buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. E si comincia. Rossi. Pallone lungo in verticale. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Riceve in occhio al tiro. La palla supera la linea di porta. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Adesso Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Provano a partire in velocità. Sulla fascia, in profondità. Sulla fascia, è libero. E passa. Rossi. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a verticalizzare. Qui marcatura asfissiante. Recupera palla con un ottimo intervento. Qui può partire il contropiede. Prova con la palla lunga. E sarà rimessa con le mani. Rossi. Scatta verso il pallone. L'avversario ha avuto la meglio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio.
1-0 dopo i primi 45 minuti. Si riparte per il secondo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cross verso il centro dell'area. Respinta della difesa. La mette in avanti. La gioca a sinistra e trova bene il compagno. C'è il cross. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Cercano un'azione veloce. Buon lancio. Riceve il passaggio. Chance per tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Iniziano gli ultimi 10 minuti. Bel pallone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Qualche istante e sarà tutto finito. Scatta verso il pallone. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. È un grande riflesso qui. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Lungo passaggio in avanti. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. È tutto. Che può bastare e fischia la fine della gara. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato.
Grazie e a presto, Fabio.